Bentrovati, un bacio a tutti gli amici di Molly Beat, un bacio a tutti gli amici di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express, spazio interviste Molly Beat e oggi per augurarci anche buon weekend. Prima di aprire la diretta, perché già abbiamo in linea Milena Gaudioso, una delle vincitrici del contest che è stato fatto tra virgolette a porte chiuse visto i problemi del Covid, quindi online, e organizzato da questo contest che si chiama Primo Passo per Sognare, un contest bellissimo che ha visto tre vincitrici, oltre a Milena Gaudioso anche Graziana Bellofiore e Miriam Allegretta. E bene, oggi ho il piacere di accogliere appunto Milena Gaudioso che ci fa ascoltare L'ultima notte, ed è bellissimo questo brano, a me ha emozionato tantissimo, però vedo l'ora di farvela conoscere, perché la cosa che mi ha colpito, l'ho detto anche stamattina sulla mia pagina Facebook, è la sua maturità. È giovanissima, ha solo 19 anni, ma adesso apro la diretta. E come al solito, vediamo se riusciamo a sentire anche il ritorno in cuffia. Sì, ci siamo, ci siamo. Abbiamo messo come sempre la base commenti perché, come dicevo anche agli amici che ci seguono sui social, salutando anche chi ci segue attraverso Instagram, perché poi facciamo un giro di condivisioni, cerchiamo in qualche modo anche di farvi conoscere non soltanto a mezzo radio, ma anche attraverso i social dei nostri ospiti. Oggi, come ho anticipato anche sulla nostra pagina Facebook, abbiamo un ospite, una vincitrice di un contest, no? Il Primo Passo per Sognare, e stiamo parlando di Milena Gaudioso. Pronto, pronto? Pronto, Eccola. buongiorno. Buongiorno Milena, bentrovata, bentrovata. Aspetta, ti sento malissimo. Vai, fatti sentire. Buongiorno, mi sento? Ah, adesso perfetto. Allora, siamo a Salerno. Sì, Siamo a Salerno Salerno. e tra l'altro io non solo mando un beat cuore come faccio sempre ad apertura di programmazione, ma Salerno è la città in cui c'è stata quella grandissima polemica legata al logo, al marchio logotipo, a tutta la corporate identity legata a Massimo Vignelli, un grande grafico a livello mondiale che io ho molto apprezzato, quindi ne approfitto per dirvi ma che fortuna che avete avuto. E dopodiché mi ricompongo, parliamo di Primo Passo per Sognare, di questa esperienza bellissima che ti ha portato anche una vittoria. Ne approfitto, l'ho fatto già prima, saluto Domenico Galardo che mi ha dato questa opportunità di parlare con te. Sì, esattamente, quest'anno ho partecipato a questo contest che è il Primo Passo per Sognare e diciamo che grazie a questo contest sono riuscita un po' a sbloccarmi dal punto di vista emozione, palco, ansia, quindi veramente mi è servito non solamente poi alla fine per il contatto che ho avuto poi stesso con Domenico Galardo che mi segue, anzi lo saluto, mi sta seguendo. Ma anche proprio dal punto di vista emozionale, mio personale, insomma, Beh, quindi mi ha aiutato tu molto ci hai oltre ad fatto avermi vinto emozionare, almeno a me mi hai fatto emozionare tantissimo, mi hai mandato una presentazione che è la fine del mondo. Andiamo invece subito a dire una piccola chicca. Tu fai sport, sei un'allenatrice, giochi come? rugby. A rugby, ma come mai questa scelta bellissima? Perché devo dire che è una disciplina stupenda, forse tu puoi meglio spiegare l'importanza di questo gioco. Sì, per me è veramente uno sport bellissimo, lo sport per eccellenza, perché innanzitutto sono innamorata, oltre che delle regole del gioco, che ovviamente devono piacere, ma proprio dei valori che ha, perché veramente è legatissimo ai valori dello sport, il sostegno tra i compagni, infatti ci stanno dei compagni di squadra che mi stanno sostenendo in questo momento, Quindi che tu hai due veramente. passioni parallele, quindi il Sì. canto, ami scrivere, ami cantare e poi c'è questa È passione quello del corpo, sport. quella dello sport, del rugby, dove tu dici che solitamente magari il primo o il secondo tempo magari può anche non andare bene, però poi In terzo tempo si riesce sempre a lo vincere vince, lo mangiando, vince, esattamente. lo puoi dire, che bello, insomma è stata una bella cosa quella che mi hai scritto. Allora, hai fatto tante esperienze anche dal punto di vista teatrale, so che sei prossima anche un'esperienza, già stai facendo anche televisiva. Sì, sono concorrente di un
di un programma televisivo che si chiama The Coach, che andrà in onda sulla 7 agosto d'ottobre. Oh. Abbiamo già registrato, però ancora devo andare in onda. E saluto il mio coach, salvo. Va bene, lo salutiamo anche noi. Lo salutiamo anche noi. Mi sta seguendo e lui anche mi ha aiutato tantissimo. Quest'anno, insomma, è stato un anno che mi ha molto sbloccato dal punto di vista emozionale, perché sono molto ansiosa prima di salire sul palco, anche se non si sente, magari quando ci salgo in realtà sono molto Ma è bello, è importante che sia così, perché cioè, se provi delle emozioni, no? Che l'adrenalina, perché Esatto, ma io infatti provo la stessa cosa quando salgo su un palco, ma semplicemente per presentare, non ho la voce da cantante, quindi fate voi il vostro mestiere, faccio il mio. No, infatti una cosa bellissima che mi ha detto il coach Salvo, ha detto ricorda che prima di salire sul palco che la paura sei tu, quando la senti tu, non devi avere paura tu, sono io Però al sono delle belle livello. emozioni, Milena, sono delle belle emozioni. Allora, tu hai scritto una cosa, intanto tra poco ascoltiamo L'ultima notte, non so se vuoi dire due parole prima di ascoltare questo brano legato a questo brano che ti ha fatto vincere, tra l'altro non sei l'unica vincitrice, c'è anche Graziana Bellofiore e Miriam Allegretta, mi piace sottolinearlo perché sono stati tre i vincitori di questo contest, Sì, giusto? per Quindi me questa canzone è complimenti a voi. particolarmente importante, dato che l'avevo scritta con un mio amico, sia il testo che la musica, quindi partì da un'idea che io cacciai insomma, la notte, il giorno dopo gli scrissi e uscì la canzone in pochissime ore, veramente. E quindi per questo io sono molto, comunque molto affezionata a questo brano, poi alla fine lo sentirete, quindi spero vi piaccia. Assolutamente. Allora, intanto ne approfitto per mandare un beato cuore a chi in realtà è diventata motivo della tua ispirazione. Tra cui, mi permetto, visto che mi hai scritto questo sulla tua presentazione, faccio riferimento a tua madre, che tra l'altro ti ha trasmesso questa passione per la musica. Sì, probabilmente se non fosse stato per lei ora sarei stata a fare chissà cosa, non avrei avuto questa Quindi io passione. faccio i complimenti proprio per questo, soprattutto per questo, perché mi è piaciuto che l'hai voluto sottolineare. E beh, tu hai scritto una cosa bellissima, quindi prima di ascoltare il brano dico che tu mi hai scritto che solitamente l'applauso lo dividi in due parti. Uno Esattamente. va a te, alla tua bravura, e una alla tua mamma. Quindi io ti mando un bacione, lo mando a tutti voi, a te il microfono per presentare questo brano. Bellissimo, conosciuto ancora e complimenti per questa bella vittoria. Continua così, sempre così determinata, va bene? Grazie, Vai, presentalo. grazie. Va bene, allora, buon ascolto, l'ultima notte. Non mi fatto una cosa del genere, secondo me, allora buon ascolto a tutti, spero vi piaccia. Ma sì, che ci piace anche tu, ci piace la tua spontaneità. A presto, un Quindi grazie, bacione! a presto, un bacio a tutti. L'ultima notte, Milena Gaudioso. Vorrei stringerti forte, doverti lasciare. Che negli attimi persi ci perdiamo anche noi. E se poi sei da solo e non sai più cosa fare, vieni da me, sarò quello che vuoi. Rimani con me ogni volta che parti, e vivo che sogno di rincontrarti. Sei l'unico posto dove posso spogliarmi dei miei segreti e di tutti i rimpianti. E la mia poesia nasce dentro i tuoi occhi, ogni mia melodia nasce dentro i miei stringi. L'amore ci porta in alto per poi farci a pezzi. Nel firmamento siamo stelle cadenti, e dammi solo un'altra notte che vi
Ragazzi, intanto complimenti a Milena Gaudioso. Io ho sentito tantissimo questa giovanissima artista, molto brava, continua così, lo continuo a dire. Grazie a Salvatore Spadaro, saluto Taormina, gli mando un beat cuore, ho appena letto. E ragazzi, niente, dai giovani si può davvero imparare molto, devo dire. Quindi oggi per me Milena è stata una brava insegnante. Ciao Domenico, bravissimo, una bella selezione avete fatto. che dire, tra poco lo condividerò anche sui social, quindi la cosa bella è condividere, quindi fatevi un regalo, girate, condividete questo brano sul vostro profilo, che è una cosa bellissima. Sosteniamo la musica, sosteniamo i giovani artisti e a questo punto vi auguro anche buon weekend. A presto, vi ricordo che vi aspetto ogni giorno alle 11.40 da lunedì a sabato. Un bacio da Molly Narciso e vi aspetto su Molly Beat, programma radio.